via. Buongiorno a tutti, mi chiamo Giovanna Montanelli e sono bibliotecaria della Biblioteca Comunale di Fino Mornasco. Sono molto contenta di essere qui nella vostra classe insieme alle narratrici che ringrazio, Cristina, Cinzia e Laura. Avremmo preferito naturalmente essere da voi in presenza, però insomma diciamo che in questo momento questo è un mezzo per riuscire a raggiungervi. Facciamo parte del gruppo dei narratori della Biblioteca di Fino Mornasco e ci piace raccontare storie. Questa volta abbiamo pensato di raccontarvi un po' qualcosa rispetto all'inferno scritto da un poeta molto importante, Dante Alighieri. Ma prima di parlare direttamente dell'inferno, vorremmo presentarvelo. E siccome Dante Alighieri è un italiano, è stato un italiano importante, ve lo presentiamo proprio tramite la carta d'identità. E vediamola insieme. Cognome. Alighieri. Nome. Durante, detto Dante. Nato il Un giorno tra maggio e giugno del 1265. dove? A Firenze. Cittadinanza. Fiorentina, non esisteva ancora l'Italia. Residenza. Firenze. Via. Quartiere San Pietro. Stato civile. Coniugato. Ma non ho mai dimenticato il mio primo amore, Beatrice. Professione. Scrittore, poeta, politico, studioso. Vi basta? Connotati e contrassegni salienti. Statura. Media, né alto né basso. Capelli. Tanti, neri e barba ispida. Occhi. Grandi, scuri. Segni particolari. Naso aquilino, non piccolo. Elegante, memoria prodigiosa. Sapevo a memoria certi libroni di fisica, matematica, mamma mia. Ma pessimo carattere. La Divina Commedia, di cui stiamo per leggervi alcuni brani semplificati, racconta una storia di molti secoli fa, così straordinaria da essere conosciuta da tutti, non solo in Italia, ma anche nella maggior parte dei paesi stranieri. Provate a fermare qualcuno per strada e chiedetegli. Conosci Dante e la Divina Commedia? Bene, questa persona sicuramente vi risponderà di sì. E vi dirà anche che non è che ne ha semplicemente sentito parlare. No, no, l'ha proprio studiata a scuola. Questa è la storia di un viaggio molto particolare. Chi lo compie è lo stesso Dante Alighieri. Il viaggio inizia il 25 marzo del 1300. E la vita di Dante è in un momento di difficoltà. E lui, un giorno, attenzione, si smarrisce, perde la strada tra i vicoli di Firenze. È sera, è buio e E si ritrova in un bosco, anche questo buio e pauroso. Il cammino sarà pieno di pericoli e di incontri spaventosi, perché il luogo in cui Dante si ritrova è, aprite bene le orecchie, l'inferno. il viaggio che il nostro scrittore immagina di intraprendere non è esattamente una gita sul pianeta Terra, ma una vera e propria esplorazione del mondo dei morti. Qui Dante è un uomo vivo che vuole capire che cosa succede dopo la morte e per questo decide di attraversare, con la sua incredibile fantasia e con tutto il bagaglio delle sue conoscenze, l'intero mondo ultraterreno. Dall'inferno fino al paradiso, passando per il purgatorio.
Pena, paura, stupore ed euforia, tutto accade in questo lungo racconto che ai vostri occhi, ragazzini del 2021, può sembrare proprio costruito come un videogioco. Dante, infatti, deve superare vari livelli per passare dal fuoco delle fiamme dell'inferno alla luce e alla musica paradisiaca del paradiso. Nei videogiochi ci sono i livelli, invece Dante questi livelli li chiamerà cerchi. È un viaggio così difficile non può essere fatto da soli, e infatti Dante lungo tutto il percorso sarà accompagnato da alcune guide, così come accade nella vita di tutti. Ci sono i genitori durante l'infanzia, poi si affiancano dei maestri e in seguito ognuno da adulto cerca o cercherà delle persone sagge con cui confrontarsi, a cui chiedere consigli. Ecco, una delle cose più importanti che si imparano da Dante. Andare da soli si può, certo, ma non è male avere di fianco una guida. Anche nelle fiabe succede così. Se l'eroe non si ferma davanti alle difficoltà, arrivano sicuramente degli aiuti. Forse a questo punto vi state domandando perché è stato istituito il Dante D e perché vi stiamo parlando della Divina Commedia e perché tutti la studiano a scuola, quindi. Perché è così importante? Per vari motivi. Primo, perché è una delle opere d'arte più ricche e complesse mai uscita dalla mente di un essere umano. Secondo, tenetevi forte, è formata da 100 capitoli, detti canti, e ci sono 14.000 versi, cioè righe, tutti composti da 11 sillabe, e tutti questi versi sono incatenati tra loro da 3 a 3 in rima. Terzo, perché Dante è stato il primo a scrivere un'opera importante nella nuova lingua italiana. Fino alla Divina Commedia tutto veniva scritto in latino, ma la gente del popolo non lo capiva. E Dante decide così di scrivere in italiano, in modo che tutti potessero conoscerla e apprezzarla, non solo le persone molto colte e molto ricche. Quarto, perché Dante non ha parlato solo di questioni religiose, ma ha messo dentro, nella Divina Commedia, tutta la cultura del suo secolo, la filosofia, la geografia, le scienze, la storia, la politica. Quinto, perché Dante, nella Divina Commedia, non ha parlato solo di religione, filosofia, geografia, scienze, storia e politica. No, ha messo dentro anche tutti i nostri sentimenti. La paura, Il dolore, l'amicizia, la rabbia, l'amore l'invidia. e la felicità. Oh, allora ragazzi, adesso vi leggiamo alcune parti del primo libro, L'Inferno. Le immagini che useremo sono state tratte e sono state disegnate da un insegnante, Pietro Arcuri. Seguite con attenzione, perché poi faremo un quiz. Non si vince niente, ma tranquilli, non si prendono neanche brutti voti. E adesso condividiamo la prima immagine. Oltre. È la notte del 25 marzo, un venerdì dell'anno 1300. Un poeta di 35 anni, Durante, detto Dante, figlio di Alighiero, un uomo d'affari fiorentino, smarrisce la strada. È buio da fare paura, più paura della morte, e lui non sa più se è sveglio o se sta dormendo. Ma no, è sveglio. E cammina. Non sa bene come sia finito lì, come si sia perso, ma perdersi è una cosa che accade e basta.
un passo dietro l'altro, Dante si trova ai piedi di un colle. C'è finalmente un po' di luce, quel tanto che basta per avere meno paura. Si volta indietro, come se fosse sfuggito al pericolo, come per assicurarsi di averlo lasciato alle spalle. La prima cosa che incontra, strana e misteriosa, è la presenza di una lince, un felino dalla pelle maculata, piccolo e scattante, che resta fermo, non muove. E adesso è l'alba. Dante pensa, forse è meglio tornare indietro, ma non fa in tempo a completare questo pensiero e vede davanti a sé un leone e una lupa. Sembrano feroci e arrabbiati. Il viaggiatore arretra davanti a queste fiere che rappresentano l'invidia, la superbia e l'avarizia. Dante vorrebbe correre via ed è in quel momento che vede un uomo. Forse un fantasma? Tutto è indecifrabile in questo mattino. Lo sconosciuto inizia a parlare. Racconta di essere vissuto negli anni in cui a Roma governava l'imperatore Augusto. Viene direttamente da un passato lontanissimo. È il poeta latino Virgilio. Dante lo riconosce e gli racconta di avere amato e studiato le sue opere come quelle di pochi altri scrittori al mondo. E Dante gli dice: se ho imparato a scrivere poesie, lo devo a te, Virgilio, ma adesso aiutami, non so che cosa fare. Ho paura. E mentre parla, gli viene da piangere. Virgilio è un uomo saggio, ha quella calma e quella sicurezza di sé che mancano a Dante. Perciò lo invita a proseguire il viaggio, a procedere per la salita, cercando di controllare la paura. E Virgilio dice: tranquillo, Dante, sarò io a farti da guida. In questo luogo vedrai spiriti che soffrono e gridano, gli spiriti di donne e uomini che in vita hanno compiuto il male. Qui sono puniti e aspettano e sperano di essere un giorno salvi. Virgilio lo rassicura. Sono qui in tuo aiuto. Mi ha mandato una donna bellissima e piena di luce. È stata lei a chiedermi di accompagnarti. L'uomo che amo, mi ha detto, è bloccato dal terrore. Non riuscirà ad arrivare in cima al colle se non lo guidi tu. È per amore di lui, Virgilio, che te lo chiedo. Questa donna si chiama Beatrice e Dante la conobbe quando erano bambini e se ne innamorò subito. Lei però è morta giovane, quando aveva solo 24 anni. Con più fiducia, ora Dante riprende il suo cammino, ma bastano pochi passi per ripiombare nella paura. Alza lo sguardo e legge su una porta una scritta minacciosa che dice: per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente, lasciate ogni speranza voi che entrate. Dante non ne afferra bene il senso, ma Virgilio gli spiega. Allora, Dante, siamo all'entrata dell'inferno. Da qui in poi vedrai anime che sospirano, piangono, arrese al loro stesso dolore. Infatti, senti in questa aria tenebrosa, senza cielo, risuonano sospiri, pianti, lamenti e grida che volano come sabbia al vento. Siamo all'inferno e ciascuno sta scontando una punizione per le proprie colpe. Qui il castigo è eterno e
Ascoltate bene. Il castigo appare come il rovescio del peccato commesso. È proprio il suo opposto. Vi diciamo, si chiama la legge del contrappasso. Dante inizia a piangere e chiede a Virgilio: chi sono? Chi è questa folla? Qui si trovano le anime di chi visse evitando sempre di prendere una posizione. Quelli che non si impegnarono mai e non seppero mai se scegliere per il bene o per il male. Sono coloro che si sono tenuti sempre lontani da ogni rischio e proprio per questo motivo all'inferno stanno sulla porta. Dante vede una specie di bandiera che si muove continuamente da un punto all'altro senza fermarsi mai. Dietro alla bandiera, tormentati da vespe e mosconi, corrono queste anime, quelle degli indifferenti, che Dante chiama gli ignavi. E così queste anime, che in vita non avevano mai voluto scegliere nessuna bandiera, ora sono condannate a seguirne una, insulsa, senza senso, a seguirla senza sosta, senza mai fermarsi, e soprattutto lo dovranno fare in eterno. Dante subito dopo vede una gran folla di anime in attesa, accalcate sulla riva di un fiume chiamato Acheronte. È un corso d'acqua scura e minacciosa e le anime attendono di essere traghettate sull'altra riva. E si lamentano, piangono, battono i denti, mentre un vecchio dalla barba bianca si avvicina su una zattera e urla contro di loro. È il nocchiero, ovvero il timoniere, Caronte, che conduce le anime al di là del fiume. Caron dimonio con gli occhi di bragia, loro accennando tutte le raccoglie, fatte col remo qualunque s'adagia. Agli occhi spiritati e cerchiati di fuoco, sembra magro e debole, ma la sua figura suscita timore. Poi grida ancora, rivolto alle anime dei dannati: nessuna di voi speri di rivedere il cielo. Sono qui per portarvi sull'altra sponda, in luoghi che sono avvolti da tenebre eterne, dove si soffre fino alla disperazione, tra fiamme e ghiaccio. Così Dante entra all'inferno, che è un cono scavato nella terra, con la punta verso il basso. E Dante, guidato da Virgilio, inizia a scendere di livello in livello. Più Dante procede, di cerchio in cerchio, più si trova davanti immagini terribili, più arrivano alle sue orecchie grida di disperazione e pianti. Più le colpe sono gravi, più spaventose sono le pene. L'inferno è pieno di mostri. Il primo lo incontra nel secondo cerchio. È un essere dalla voce animalesca, che ringhia come un cane, come un enorme cane. Avvolgendo ogni anima con la sua lunga coda, le indica qual è il cerchio a lei destinato. Un giro di coda, primo cerchio. Due giri di coda, secondo cerchio. E così via. Stavvi minosso orribilmente e ringhia. Esamina le colpe nell'entrata. Giudica e manda secondo chi avvinghia. È Minosse, il giudice dei morti, che anticamente fu re dell'isola di Creta, davanti al quale ciascuno è costretto a confessare le proprie colpe, per poi precipitare nel cerchio che gli spetta. Il secondo mostro, Dante lo incontra sotto una pioggia putrida, in un luogo dove la terra
emana un odore disgustoso. È Cerbero, un cane mostruoso dalle tre teste che abbaia e si avventa sulle anime per graffiarle. Il suo aspetto provoca repulsione e paura. Spalanca le sue fauci per aggredire e spaventare. Si agita come scosso da un fremito e dal desiderio di mordere. Per superare questo livello, Dante pensa di dargli da mangiare. E cosa gli dà? Una scatoletta di cibo per cani? No. Un osso succulento? Una bistecca? No. Virgilio gli getta contro un pugno di terra e lui se ne sazia e per qualche minuto si placa. Nel cerchio di Cerbero sono puniti i golosi, quelli che non hanno saputo mai resistere al richiamo del cibo e non hanno messo alcun freno alla loro fame, perché loro non mangiavano per appetito, per necessità, ma per pura golosità, e non lasciavano niente agli altri. La loro ingordigia, qui all'inferno, è punita con una pioggia implacabile e putrida, e poi con il fango in cui si rotolano come maiali. A un certo punto Dante e Virgilio si trovano davanti a un burrone, e per superare questo livello devono chiedere aiuto a un mostro speciale. Una creatura alata, un enorme mostro con la faccia umana, le zampe di leone, il corpo di serpente e la coda biforcuta. È Gerione, la grande creatura dalla coda acuminata che supera ogni ostacolo della natura. Valica montagne, abbatte muri, sparge la sua puzza per l'intero universo. Virgilio gli fa segno di accostarsi alla sponda del precipizio. Così entrambi si troveranno sulla groppa del mostro. Dante ne è schifato e spaventato. Virgilio allora lo abbraccia e lo sostiene. E sulle spalle repellenti di Gerione, i due poeti si muovono verso le altre bolge. Proseguendo durante il viaggio, Dante si trova nella bolgia in cui sono puniti coloro che hanno guadagnato in modo disonesto. Qui le anime sono immerse in una specie di catrame bollente e, come se non bastasse, vengono continuamente assalite da diavoli spietati che hanno uncini al posto delle dita. Appena tirano sulla testa dal liquido bollente, i diavoli si avventano contro di loro. I demoni hanno questi nomi: Malacoda, Carmiglione, Alichino, Calcabrina, Gnazzo e Barbariccia, Libicocco, Draghignazzo, Ciriatto munito di zanne, Graffiacane, Farfarello e Rubicante. Dante e Virgilio riescono a girarli, benché i diavoli mostrino i denti e lancino occhiate feroci. Sono disgustosi, rozzi, cercano di ingannare, si contorcono, sghignazzano, fanno pernacchie e scoregge. Alcuni livelli più avanti, Dante e Virgilio vedono numerose fiammelle che vagano come lucciole nell'oscurità. Sono le anime di coloro che hanno usato l'astuzia in modo perfido. Fra queste, Dante scopre quella di un grande eroe greco, Ulisse. Ulisse è punito perché ha usato l'inganno per i propri scopi. L'inganno più famoso, lo ricorderete, è quello con cui usò il cavallo per distruggere la città di Troia.
Ma Ulisse, certo, è stato anche un uomo capace di coraggio, di spirito di libertà. Infatti non smise mai di viaggiare per soddisfare la sua infinita curiosità verso il mondo. Dante è desideroso di ascoltare il racconto dell'eroe dalla sua vera voce e Ulisse lo accontenta. Nel mio ultimo viaggio mi sono spinto nel mare più profondo, solo con una nave e una piccola schiera di compagni che non mi hanno mai abbandonato. Sono voluto andare oltre i confini del mondo, superando le colonne d'Ercole, quelle che gli dèi avevano proibito di oltrepassare. E così siamo morti, risucchiati da un turbine di mare. È stata una scelta folle, eppure questa è la sfida della conoscenza, e conoscere è il dovere di ogni uomo. Infatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Non siamo stati creati per vivere come le bestie. Questo dissi anche ai miei compagni di viaggio. Dante e Virgilio si trovano adesso davanti a un enorme lago ghiacciato in cui è conficcato Lucifero, diventato demonio dopo essere stato il più bello degli angeli. Si era rivoltato contro Dio, che lo punì facendolo precipitare al centro della terra. Il corpo di Lucifero è impressionante, enorme e orribile. La sua testa ha tre facce e sotto ogni faccia due grandi ali, simili a quelle di un pipistrello, ma gigantesche. Agitando le ali, Lucifero genera i venti gelidi che ghiacciano il lago. Il demonio piange con sei occhi. Le lacrime si mescolano alla bava e al sangue, perché in ciascuna delle tre bocche maciulla un peccatore, lo stritola con i denti. Virgilio coglie finalmente il momento in cui le ali di Lucifero sono spalancate, si aggrappa ai suoi fianchi insieme a Dante e finalmente, sani e salvi, raggiungono l'uscita. E quindi uscimmo a rivedere le stelle. Benissimo, noi chiudiamo questa lettura con una delle frasi più famose della Divina Commedia, e Dante e Virgilio sono usciti dall'inferno e rivedono il cielo. E speriamo che vi sia piaciuta, che vi abbia incuriosito, e adesso, se le vostre insegnanti hanno piacere, vi possono proporre un gioco che abbiamo preparato. Grazie a tutti, a voi per l'attenzione, e ci rivediamo per una prossima iniziativa. Ciao!